un'aria serena, un'aria tranquilla. Ci mancano altri 2 o 3 punti per la matematica salvezza. È chiaro che adesso la nostra arma in più nelle prossime partite è proprio la serenità mentale. Stiamo anche bene fisicamente. Niente, dobbiamo continuare così e non mollare niente fino alla fine, partendo da domenica perché incontriamo una delle squadre che sta più in forma del campionato. Il Chievo ha bisogno di punti, quindi verrà qua a giocarsi la partita a viso aperto. Niente, dobbiamo cercare di limitarli il più possibile. Niente, speriamo di fare un buon risultato per tenerceli sotto. Per atteggiamento e per organizzazione ci somiglia molto. Hanno un buonissimo allenatore che li mette bene in campo e niente, quindi sicuramente avranno preparato la partita positivamente per metterci in difficoltà. Noi la stiamo preparando comunque altrettanto bene e in questo momento, per come stiamo fisicamente e mentalmente, possiamo mettere in difficoltà chiunque. È chiaro che loro contro di noi si giocano un buon pezzo di salvezza perché comunque è uno scontro diretto e quindi se la possono giocare. Ma diciamo che il mister è bravo a caricare responsabilità a tutti quanti e io penso che la responsabilità ce l'abbia tutto il reparto d'attacco e comunque stiamo tutti abbastanza bene e chiaramente mi dispiace molto per l'infortunio di Massimo perché il giorno di ritorno si stava esprimendo a livelli altissimi. E quindi è chiaro che io, se c'è da prendersi responsabilità, me le prendo tranquillamente come tutti gli altri e penso che in queste partite si è visto. Domenica deciderà il mister chi fa giocare, ma il bello di questa squadra è che chiunque viene chiamato in causa fa bene, perché comunque un'arma di questa squadra è il gruppo, quindi un gruppo unito, un gruppo che fa fatica, si dà da fare, fa una corsa in più per il compagno e questo è importante. Cambiata più che altro la condizione fisica, perché all'inizio dell'anno facevo un po' fatica, il metodo di lavoro atletico era diverso da quello che facevo a Napoli, quindi mi sono trovato un po' spesato col tipo di lavoro e niente, la mia fortuna, la mia bravura è stata a lavorare sempre, stare sempre sul pezzo, anche quando non erano dei bei momenti, quando ho sbagliato il rigore, quando ho fatto qualche errore sotto porta, anche col Catania, non abbattersi mai e continuare sempre a lavorare e questo mi ha premiato. Adesso sono in una condizione che mi permette di stare bene in campo. Io spero in queste ultime 7 partite di giocarle e sicuramente di fare ancora qualche gol che mi permetta di salire in alto alla classifica marcatori del Siena e di fare qualche gol importante per gli ultimi punti che ci mancano per la salvezza. E niente, poi il futuro si vedrà. Io adesso sto bene a Siena, mi trovo bene con tutti quanti e poi entro il 20 giugno si decideranno le comproprietà e poi si siederanno al tavolo le due società e parleranno.